Salve a tutti. Finalmente sono riuscito a fare questo video, dopo diversi mesi che ce l'avevo in testa. Era da parecchio che non riprendevo in mano Hellgate London, l'avevo finito un anno fa di giocare tutto. Ma oggi sono qui per darvi una buona notizia. La casa coreana che aveva comprato i diritti del gioco è fallita. Voi mi direte, e questa sarebbe la bella notizia? La risposta è sì. Ora infatti la community di Modder non deve più rispondere a nessuno se vuole creare una versione multiplayer del gioco. Col video di oggi infatti vi annuncio che è ora disponibile un open alpha del titolo realizzata dai fan e, cosa ancora più bella, assolutamente gratuita per tutti. Questa alpha gratuita si chiama Hellgate 2038 e consente di giocare al vecchio Hellgate in multiplayer su un server messo a disposizione dalla community. Come sottolineato dai modder, l'obiettivo primario del progetto è al momento sistemare tutti i bug del loro server e successivamente divertirsi giocando. Tuttavia ho provato un po' il titolo ed è assolutamente fluido. Al fine di aiutare nel bug fix, è consigliato iscriversi inoltre al canale Discord del loro gruppo, ove è possibile anche conoscere le ultime news sul progetto. Il link per scaricare la mod lo trovate in descrizione, assieme a quelli delle mie recensioni del gioco. Ricordo inoltre che Hellgate 2038 non è compatibile con le altre mod del titolo, compresa la Lost London. Per installare la mod multiplayer è necessario avere una copia del gioco Hellgate London in inglese, quindi bisogna installare la patch MP2 ufficiale della defunta casa produttrice del gioco. Questa patch la trovate nel sito del progetto assieme alla mod. Fatto questo non vi resta che registrare un account sul sito del progetto e scaricare il launcher della mod, che andrà incollato nella cartella di installazione del gioco. Una volta avviato il gioco da questo launcher, la mod installerà i suoi ultimi aggiornamenti prima di avviare il titolo. Una volta dentro non vi resterà che andare dal menu principale sull'opzione per il multiplayer e loggarvi con il vostro nome utente e la vostra password. Nelle partite multiplayer è possibile trovare gli altri giocatori dentro le stazioni della metropolitana. Potrete però unirvi in partita solo con quelli con un livello del personaggio simile al vostro. Per farlo è sufficiente cliccarci sopra col tasto destro del mouse e chiederli di unirsi alla vostra partita. Se il giocatore scelto accetterà l'invito, potrete giocare insieme sulle stesse mappe generate casualmente. Con gli altri giocatori potrete anche chattare, scambiare oggetti o fare una sfida a duello. Spero che questo video vi possa portare qualche ora di divertimento e farvi riscoprire questo capolavoro di gioco. Io purtroppo non ho più tanto tempo per fare video, ma vi do il solito arrivederci alla prossima.